un grande evento a Salerno con Italian Fashion Talent. Sì, un bel evento di moda, ma non solo, un evento che abbiamo accompagnato insomma per tanto tempo, anche durante il mio assessorato negli anni scorsi. Ci eravamo lasciati l'anno scorso con una promessa con gli organizzatori, cioè quello di farlo crescere e far sì che la serata di oggi fosse solo un pezzo di un percorso che duri tutto l'anno. Non a caso c'è stato il coinvolgimento dell'ICE, del Ministero, di Confartigianato Nazionale, insomma tutta una serie di interlocutori che stanno cercando di creare opportunità sul territorio. Ieri c'è stato un incontro tra i creatori, gli stilisti e tanti buyer esteri che sono venuti qui insomma ad acquistare le loro creazioni. Ci saranno tante tante opportunità per i ragazzi, insomma davvero una bella iniziativa per far sì che si creino sempre più opportunità per i più giovani di valorizzare il loro talento, la loro creatività e quindi di far sì che ci siano possibilità per rimanere a lavorare qui sul loro territorio. Speriamo che questa iniziativa continui a crescere nel futuro. E dalle luci di Artisti alle luci della moda a Salerno, con Salerno capitale della moda. Sì, è un'iniziativa straordinaria questa organizzata da Roberto Iannelli, perché consente di mettere insieme 100 ragazzi, 100 nuovi talenti del nostro paese e dare loro un'opportunità di mostrare le loro qualità e le loro capacità. Io credo che davvero questa iniziativa sposi appieno quello che per me è il senso del lavoro che dobbiamo fare per i ragazzi e i giovani in Italia e nel Mezzogiorno: dare loro non elemosina o pietismo, ma dare loro un'opportunità, una chance, degli strumenti per poter far emergere e far valere il proprio estro, la propria capacità, le proprie competenze e poter davvero mettere questo a frutto per entrare nel mondo del lavoro. Noi abbiamo tra i migliori giovani nel settore della moda a livello nazionale e internazionale, è necessario che si rafforzino iniziative come queste perché tanti ragazzi abbiano un'opportunità e una chance di emergere. Salerno capitale della moda, e con questo evento grande opportunità di lavoro per i giovani. Assolutamente, devo dire che la visione di Roberto Iannelli sta dando i suoi frutti, ormai questo è un evento che è cresciuto in maniera esponenziale. Quest'anno sono tanti gli ospiti, c'è il patrocinio della Regione Campania, del Comune, del Ministero dello Sviluppo Economico, è l'unico premio che premia i talenti, gli stilisti emergenti, quindi ancora di più Salerno capitale della moda in un periodo bellissimo, già attraente per la città, per Lucida Artista, si farete con eventi che fanno sì che l'economia possa salire di più grazie a Roberto Iannelli. Salerno capitale della moda, serata finale. Sì, siamo insomma alla serata finale, un parterre d'eccezione, tanta emozione questa sera perché i giovani che hanno talento, che dimostrano di avere talento ogni giorno, è una bella opportunità per loro, quindi è un bel vedere stasera. Dai sogni per il futuro di questo grande evento, anche il sogno della presentazione dell'auto, la DSCR, la DS7. Sì. Sì, diciamo che anche questa sera è un evento importante per noi perché abbiamo un bellissimo prodotto, elegante, abbiamo messo l'abito migliore anche noi questa sera, che è il DS Sub DS7, è una vettura elegante, tecnologia e il savoir-faire francese che non poteva mancare stasera con DS7 sicuramente. Allora vogliamo dire, vedendo le immagini, bellissima auto, siccome le modelle di questa sera, come si deve fare per poterla, ecco, un test driver, provarla? Sì, vabbè, vedendo l'immagine, per provarla basta insomma recarsi presso la concessionaria Interauto Salerno, che possiamo effettuare delle prove, anche un test drive di 48 ore. Non solo eleganza ma anche tecnologia e sicurezza su questi prodotti. A pensare che in un SUV di 4,57 m come questo di DS7 la tecnologia a bordo è veramente all'avanguardia. Lo si può apprezzare già dal quadro strumenti oppure dal touch interno per quanto riguarda la strumentazione. È un prodotto anche sicuro perché all'interno abbiamo un sistema di sicurezza che è l'unica vettura ad averlo a bordo e che è un monitoraggio costante e continuo del conducente. Basti immaginare che abbiamo due telecamere, una posizionata sul volante per osservare costantemente il guidatore nel caso in cui ci siano momenti di distrazione, e un'altra sul parabrezza, quindi interviene immediatamente per richiamare l'attenzione in caso di distrazione. È importante insomma, ma lo si può provare semplicemente con una guida questo. Dunque allora dove venire per poterla provare?
e venire in concessionaria presso l'Interauto, a questo punto via Terre delle Risaie 4B, è già concessionaria Citroen del gruppo PSA, quindi adesso col DS7 e il marchio DS, siamo già concessionaria anche Opel con autosele sempre all'interno dello stesso impianto, quindi venire lì e c'è la possibilità di provare questa vettura.